Cari amiche e cari amici, ben ritrovati nella mia umile dimora. Come sempre, oggi è domenica, domenica 20, 24 novembre, e sono le 11:30 circa del mattino. Sono appena rientrato dal solito giretto domenicale mattutino e mi accingo a fare questo video che ho ripreso diciamo a realizzare tutte le settimane sul fumetto di Topolino, eccolo qua. In questa circostanza abbiamo a che fare col numero 3339, 3339 di Topolino libretto. Scusate che indosso i miei occhialetti per vedere un po' meglio, però la visione è più chiara. Niente, si parte subito da questa bellissima cover, credo di Cavazzano, se non vado errato, sì, di Giorgio Cavazzano con i colori di Andrea Cagol, eccola qua. Bella cover, come tutte quelle di Topolino ultimamente. La costina, come sempre, la quarta di copertina con la pubblicità del nuovo Frozen 2, diciamo, e i pupazzetti che si possono collezionare facendo acquisti presso il Penny Market, pubblicità, insomma. E poi si parte subito come sempre con Che aria tira a Paperopoli, ecco qua, fa proprio un dialogo fra Paperino e Nonna Papera. Ovviamente poi c'è la solita rubrica iniziale da parte di Alex Bertani, cari amici di Topo Rivolta ai Lettori. E poi si parte con l'indice e con la prima storia che è Foglie Rosse, la quarta e ultima parte di una storia iniziata appunto 4 settimane fa, che vedeva praticamente il tentativo di questi cattivi alieni soprannominati Sgaruz, che tentano di costruire un ponte, diciamo, come dire, quantistico tra il loro, diciamo, universo e il pianeta Terra per invaderlo. Mentre sul pianeta Terra è arrivato Phil, abbreviazione usata da Tip e Tap per questo extraterrestre, questo scienziato extraterrestre dalle sembianze, diciamo, di un bambino, che tenta a sua volta di ricongiungersi con i suoi, diciamo, con i suoi amici, con i suoi simili, utilizzando la musica a tutto volume della band di Tip e Top. Ci riuscirà? Staremo a vedere. La storia in questione è di soggetto, sceneggiatore, disegni e concept colore di Claudio Sciarrone. Ecco qua, vi mostro ancora la prima tavola, Foglie Rosse. Poi si va avanti. Cosa abbiamo dopo? Vediamo un po' insieme a voi. Abbiamo un interessante articolo su Nikola Tesla. Il titolo è Tesla, un genio elettrizzante. In cui praticamente è un articolo abbastanza interessante, perché va bene per i ragazzi documentarsi su queste nozioni, diciamo, su queste cose, conoscere personaggi, per esempio come il grande Nikola Tesla, uno dei più grandi scienziati del secolo scorso. Qui c'è, diciamo, un bel reportage, un bel servizio che io consiglio a tutti i ragazzi di leggere, e anche agli adulti, per chi non conoscesse Nikola Tesla, al quale, diciamo, dobbiamo essere grati, perché la corrente alternata che utilizziamo nelle nostre case, diciamo, è una sua invenzione. A questo proposito mi permetto di consigliarvi, se volete saperne qualcosa di più su questo genio, su questo grande genio dell'umanità, Nikola Tesla, vi posso consigliare questo libricino che acquistai tempo fa di Massimo Teodorani, Tesla, Lampo di Genio, la storia e le scoperte del più geniale inventore del XX secolo. Di magra edizione, il prezzo sta a 9,80 euro, niente di che, un bel volume per chi fosse interessato a saperne qualcosa in più su Nikola Tesla. Andiamo avanti. A questo proposito, ancora una volta mi piace sottolineare come il Topolino libretto settimanale non contiene soltanto fumetti, ma dà sempre degli input, delle indicazioni, secondo me, molto importanti per i ragazzi, insomma. Io suggerisco sempre di leggere le rubriche di Topolino, sono molto, molto ben fatte. Vediamo poi la seconda storia, che è Paperino e lo scarabeo di Giada.
soggetto e sceneggiatura di Carlo Panaro, o Panaro che dir si voglia, disegni di Alessia Martuscello, ecco qua. Paperino lo scarabeo di Giada, che vede come protagonista non solo Paperino qui qua, ma Pico de Paperis. Mi è molto divertito, mi sono molto piaciuti i disegni, l'ambientazione in questo bel bucolica. Guardate qua che bel posticino, ragazzi, io ci vorrei andare anche subito. Ecco qua, anche l'interno è veramente accogliente e caldo, ci fa sentire veramente meglio leggere una storia del genere. Poi ci sarà l'evoluzione della storia, in cui avremo a che fare anche con qualche mistero, vabbè, ma in conclusione praticamente è una storia che a me è piaciuta, insomma, mi ha fatto passare pochi minuti, diciamo, in serenità. Poi si va avanti con la presentazione del nuovo film Disney, Frozen 2, Il segreto di Arendelle. Eccolo qua, si sta facendo un grosso battage pubblicitario su questo nuovo film della Disney, giustamente, perché la casa cinematografica, la Disney, deve promuoverlo, e quindi anche nel Topolino potrete leggere qualcosa in proposito. Poi andiamo avanti con la terza storia, che è Gamba di Legno, l'insostituibile Sgrimpia. Soggetto e sceneggiatura di Giorgio Fontana, disegni di Emanuele Bacinelli. Eccolo qua. Ecco qua le prime tavole di questa divertentissima storia. Si sa che nell'ambito della criminalità di Topolinia, Gamba di Legno e Sgrinfia costituiscono, come si potrebbero definire, il dinamico duo della criminalità topolinese, diciamo. Diciamo che questa storia è divertentissima, come sempre. Questo rapporto è un po' messo in crisi, ma poi dopo tutto si risolverà, come sempre, in maniera molto divertente, ovviamente, come sempre. Poi abbiamo l'agenda settimanale, cose da fare e vedere questa settimana, che a mio parere non contiene, cioè, per quanto mi riguarda, non ho niente da sottolineare, insomma, non c'è niente di particolare che mi sembra meriti di essere, diciamo, come sottolineato, ecco. Però vabbè, ognuno poi te lo troverà. Poi io, sapete, non mi occupo, non seguo il calcio, non mi occupo di sport, però questa rubrica, diciamo, sull'Europeo 2020 va citata, anche perché l'Italia di Roberto Mancini è riuscita a qualificarsi addirittura come testa di serie, insomma, cosa che da tanto tempo non succedeva. Quindi onore a Mancini e ai suoi ragazzi, un misto, come dice qua, fra giocatori esperti e giovani talenti. Ecco, va dato atto a Mancini, che sta facendo un ottimo lavoro. Non è che io non ne capisca di calcio, e attenzione, sono 6-7 anni che non seguo più il calcio, per motivi miei non voglio averci più a che fare, però qualcosa ne so anch'io. Poi cosa? Ah, poi abbiamo la pubblicità dell'altro nuovo film su Willy Tonka e la fabbrica del cioccolato, insomma, famoso film del tempo che fu. C'è una riedizione di questo film, a chi fosse interessato. E poi abbiamo la divertentissima storia, ancora una volta, di Zio Paperone e il finanziamento corale. Finanziamento corale, soggetto e sceneggiatura di Alessandro Sisti, disegni di Carlo Limido. Vi mostro la prima tavola. Immagino, non so se qualcuno di voi non l'ha mai sentito, insomma, il crowdfunding, cioè questo modo di finanziare i propri progetti attraverso, diciamo, una richiesta sui social, insomma, piuttosto che farsi finanziare da un riccone, si chiede a tanti di mettere una piccola somma per raggiungere un certo finanziamento per un progetto che si ha in mente di realizzare. È una tecnica che viene usata molto ultimamente sui social, su internet, e questo argomento viene affrontato da questa storia. Zio Paperone non era al corrente di questa nuova forma di finanziamento. E come andrà a finire? Lo scoprirete leggendo questa divertentissima, ribadisco ancora una volta, storia
Figuratevi, ci sono Paperoga, Sganga, Brigitta, perciò le risate sono assicurate. E per concludere abbiamo l'ultima storia che è un prologo di una prossima saga che partirà dal numero prossimo, al 3340 di Topolino, in cui aveva il titolo della storia, il soggetto sceneggiatore e disegno Giuseppe Zironi. Il titolo è Topolino e il lungo addio, perché praticamente il prossimo sarà un numero speciale dedicato totalmente, come vedete qua, alla professione del reporter. Quindi ci saranno articoli, servizi e nonché vedete la bella cover del prossimo numero 3340, nonché ci sarà questa nuova saga di Topolino che partirà, diciamo, per, come dire, per un lungo viaggio intorno al mondo, diciamo, con le finalità di effettuare dei reportage, diciamo, per un quotidiano topolinese, ecco, da quello che si capisce dal prologo in questione, dove lui sta salutando tutti prima di partire per questo lungo viaggio che ci condurrà intorno al mondo. Credo una nuova storia abbastanza divertente. Vi mostro ancora, diciamo, la bella cover del 3340. Dopodiché, l'albo si conclude con Invenzione in fattoria, con protagonista Archimede, la fattoria di Nonna Papera. Il titolo è La pendola, ecco, la pendola. Sì, si ha a che fare con un orologio a pendola, insomma. Divertente come sempre. Qui abbiamo sempre la locandina di Frozen 2 e si conclude qui questa, diciamo, questa chiacchierata sul Topolino 3339. Un buon albo che, come sempre, consiglio di acquistare Topolino. Secondo me va acquistato. È uno dei tre capisaldi dell'editoria a fumetti italiana, Tex, Topolino e Diabolica. E quindi va acquistato. Va acquistato. E quindi, detto questo, non posso fare altro che salutarvi con un grosso abbraccio dal profondo del mio cuore, augurandovi nel contempo un buon proseguimento di domenica 24 novembre, dandovi appuntamento, come sempre, ed esclusivamente a voi piacendo, per il mio prossimo video. E come sempre, alla prossima!